Niccolò Foscolo, che poi si farà chiamare Ugo, nasce a Zante nel Mar Ionio nel 1778, da madre greca e padre veneziano. Il padre era un medico veneziano che nei primi anni si dovrà spostare a Spalato e tutta la famiglia lo seguirà, e in seguito proprio alla morte dell'uomo tutta la famiglia si trasferirà definitivamente, potremmo dire, a Venezia. Qui a Venezia Ugo Foscolo prosegue i suoi studi, viene introdotto all'ambiente mondano, inizia a frequentare alcuni salotti in cui conosce molte persone e soprattutto si lega agli studi classici, quindi inizia a studiare i classici, era parte della sua vita anche personale, no? Perché avendo una madre greca si sentiva in parte questa responsabilità di dover conoscere anche i classici dell'antica Grecia. E quando Napoleone, tramite il Trattato di Campo Formio, decide di cedere Venezia all'Austria, Ugo Foscolo si sente tradito da Napoleone, che considerava un grande condottiero e per lui era motivo di grande ammirazione. Ugo Foscolo decide di andare in esilio volontario, prima va a Milano, poi si sposta a Pavia. Nel frattempo ha anche alcune esperienze militari nell'esercito francese, ma poi decide a un certo punto, quando gli austriaci ritornano nel nord Italia, di prendere la via dell'esilio definitivo. Allora qui va in Svizzera. E poi in Inghilterra, dove morirà a Londra, nella zona di Turham Green, nel 1827. Per quanto riguarda le opere di Ugo Foscolo, sicuramente non possiamo dimenticare il romanzo epistolare Ultime lettere di Jacopo Ortis. Che cosa significa romanzo epistolare? È un romanzo composto da lettere, quindi sono delle finte, ovviamente, lettere scritte dall'autore, che raccontano le vicende sia sentimentali che politiche di un, diciamo, protagonista, Jacopo Ortis, ma che in realtà ha molti tratti in comune con Foscolo. E tra queste lettere si legge anche la grande disperazione, appunto, per la cessione di Venezia all'Austria dopo il trattato di Campo Formio. Altre opere sono le Odi, che sono entrambe dedicate ad una donna, la prima è a Luigia Pallavicini caduta da cavallo e la seconda all'amica risanata. Abbiamo poi i sonetti, che sono 12, e parlano di temi come l'amore, il dolore, gli affetti. Tra questi non possiamo dimenticare Alla sera, A Zacinto e In morte del fratello Giovanni. Vi è poi un poemetto mitologico di chiara, diciamo, veste neoclassica che si intitola Le Grazie, ispirato alla mitologia greca. Infine, vi è un carme, cioè un componimento lirico di tono molto elevato, che ha il titolo dei Sepolcri e parla appunto del valore delle tombe come monumenti funebri e come fonte di ricordo della persona che non c'è più. Per quanto riguarda il pensiero di Ugo Foscolo, sicuramente non possiamo catalogarlo facilmente nel neoclassicismo oppure nel romanticismo. Sicuramente possiamo dire che l'autore è sia neoclassico che romantico. Abbiamo un sacco di temi neoclassici in Ugo Foscolo, tutti i riferimenti alla mitologia greca, al mondo antico, ma allo stesso tempo ci sono anche un sacco di temi romantici, l'amor di patria, tutti i sentimenti che in lui emergono continuamente, l'amore, la libertà, la nostalgia. Beh, quindi Foscolo sicuramente è un poeta che è a metà tra
il sentimento e la ragione, tra romanticismo e neoclassicismo. E crede, Foscolo, che i grandi ideali siano delle illusioni indispensabili. Cioè ogni uomo deve avere dei grandi ideali di libertà, di eroismo, di giustizia, ma queste sono solo delle illusioni, perché in realtà l'uomo non riesce mai ad arrivare davvero alla libertà, davvero alla giustizia. L'unico elemento che riesce ad arrivare a questo è la poesia. Infatti, per il poeta, la poesia ha una missione eroica. E per questo deve essere scritta e caratterizzata da un tono solenne, un tono quasi religioso, alto, che sia ricercato, proprio per i grandi ideali che vuole raggiungere e che altrimenti l'uomo non potrebbe raggiungere senza l'illusione della poesia.